Sai come far per far sfogare bene il plum cake con questa bella calotta rotonda e con la classica spaccatura centrale? Allora, ci sono ricette che spaccano di più e crescono di più, e ricette che invece questa caratteristica del plum cake non lo fa. Ecco un piccolo segreto. Intanto, forno statico, non ventilato, perché i plum cake e i muffin non amano il forno ventilato. Forno statico, possibilmente nei forni professionali si scalda di più sotto e un po' meno sopra, nel forno di casa semplicemente lo mettete statico a 200 gradi e un plum cake monoporzione più o meno sta intorno ai 25 minuti. Ma dopo aver dosato l'impasto nello stampino, prima di infornare, prendete un coltellino, ungete molto bene la lama con del burro in pomata, burro quasi fuso, ungete la lama e fate un tagliettino sopra, anche se l'impasto è liquido, perché avete una ricetta abbastanza sul liquido, sapete che dei plum cake ce ne sono ricette di vari tipi, non ha importanza, anche se sul liquido il taglio si riunisce quando lo tagliate, ma si riunisce con il mezzo un filo di grasso, che può essere burro o può essere olio, se state facendo una ricetta senza latticini, quindi abbondante olio qui, o burro, fate il taglietto, la pasta si ricongiunge, ma non si attacca più perché c'è il grasso nel mezzo. E a questo punto andate nel forno. Nel forno statico la temperatura partirà da sotto, scaldando bene il sotto, il plum cake sfogherà, dove c'è il taglio unto nel mezzo si aprirà e farà la spaccatura tipica, perché un plum cake ben fatto deve avere questa montagna, la sua caratteristica. Altra cosa, mi raccomando, non ungete soltanto lo stampo, ma dovete ungerlo e infarinarlo. È proprio grazie alla farina, che si aggrapperà sui bordi dello stampo il composto, che sfogherà meglio nel centro. Se invece mettete solo burro o solo olio e non mettete farina, l'impasto scivola di più sui lati, crescendo di più sui lati e crescendo quindi meno al centro. Quindi, riassumendo, farina e grasso, o meglio, grasso e farina nello stampo, e soprattutto prima di infornare, coltello ben unto, tagliettino, e andiamo in forno per avere questi fantastici plum cake con la calotta bella gonfia.